Catalindo Piccione era determinato. Non avrebbe mollato Prete Grazia fino alla fine della storia. E il giorno dopo, come ormai di consueto, in un battito d'ala fu dentro. Grazia, svegliati! Dai, veloce, prima che quel rompiscatole di tuo nipote ci interrompa di nuovo! Come? E chi dorme? No, io no davvero. Pregavo, Piccione. Dai, Grazia! La storia! Allora, la storia. Dunque, la storia comincia proprio da qui, dove sono io. Vedi dietro le mie spalle? C'è il letto di Maria. E quella che vedi sdraiata è proprio lei. Oh, com'è stanca! No, Talindo! Allora è malata! No, Talindo! Allora è triste! No, piccione di un Talindo! Ma che non lo vedi? È morta! No, allora questa è una storia triste! Grazia, non me l'avevi detto che questa era una storia triste! Io le storie tristi non le voglio sentire, mi fanno sempre piangere! Ma dai, Talindo, non fare così. Guarda che questa non è affatto una storia triste, credimi. Ha un finale sorprendente, fidati. Sorprendente come? Che non ti immagini. E gli effetti speciali ci sono? Sì, ci sono anche quelli. Allora, ascoltami. Quel giorno al funerale di Maria, i primi ad arrivare furono i 12 apostoli, che erano gli amici di Gesù e lo seguivano sempre. Sempre? Certo. E non potevano far mancare in quell'occasione il loro saluto a Maria. In mezzo a loro, vedi che c'è anche Gesù? Sì, l'ho visto. E vedi che tiene in braccio... Una bambina! Bravo. Quella che sembra una bambina è la raffigurazione dell'anima di Maria. Gesù la tiene tra le sue braccia prima che salga al cielo. Oh, che storia, Grazia! E che ci fai te in mezzo a tutta questa gente importante? Piccione! Sono o non sono il priore della chiesa di Santa Maria Assunta di Castelnuovo? Sono o non sono stato io a chiamare Benozzo Gozzoli per dipingere questo tabernacolo? E soprattutto, sono o non sono io che di tasca mia l'ho pagato? Ah già. E allora, un primo piano me lo merito, no? Effettivamente. 1, 2, 3, 4, 5... Piccione, che conti? 11. Grazia, scusa, non per sfiducia, ma contavo gli apostoli. Ma non avevi detto che erano 12? Ma guarda, i piccioni sanno anche contare ora, zio? Via, eccoci. Lo sai che si fa, Talindo. Si continua domani, vai. Va bene, Grazia, sì. Perché a me il conto non mi torna. Torno domani, vai. Mm.